Con una doppietta di albanesi il Monte Giorgio batte 2-1, al Tamburini il Notaresco agganciando in classifica gli abruzzesi e con solo due giornate ancora da giocare nella zona calda si aprono scenari emozionanti con diverse squadre coinvolte nella lotta per evitare i play-out. Vittoria meritata dei ragazzi di Brini che dopo essere andati subito sotto in avvio si sono mostrati determinati nel voler ribaltare il punteggio che le grandi parate dell'ottimo portiere ospite Shiva ha potuto solo ritardare ma non evitare. Il modulo scelto da Epifani in avvio con Valenti, Esposito e Pampano che agiscono dietro a Maio, punta centrale, sorprende i padroni di casa che si ritrovano subito in svantaggio. Non passano neanche due minuti, combinazione all'altezza del vertice destro tra Valenti e Esposito che dalla linea di fondo mette in mezzo per Maio che arriva puntuale a correggere da due passi per firmare l'1-0. Colpito a freddo il Monte Giorgio non riesce subito a riorganizzarsi e rischia ancora poco dopo. Al quinto sta affilata di Diarra dai 25 metri che Forconesi devia in angolo. Sugli sviluppi del corner il portiere si ripete con un bell'intervento sul tiro cross di Esposito. I padroni di casa si scuotono e vanno vicinissimi al pari. Al settimo Zerbo su punizione da destra trova nel mucchio in area la testa di Perini che colpisce bene. Sciva si distende e devia sul palo, poi Speranza allontana prima che la sfera varchi la linea bianca. Il Monte Giorgio riesce a ribaltare l'inerzia iniziale dell'incontro e torna ad affacciarsi in avanti al nono spunto di Albanesi che prova il destro al vertice sinistro. Marchionni tenta di avventarsi sulla palla deviata verso l'area piccola ma viene anticipato. All'undicesimo Marchionni scippa la sfera a Sorrini e serve prontamente la corrente Zerbo ma il suo sinistro termina lontano dai pali di Sciva. Il Monte Giorgio guadagna metri di campo costringendo il Notaresco sulla difensiva. Al diciannovesimo Ruci impegna Sciva con un bel destro ai 20 metri. Un paio di minuti dopo è Omiccioli a provarci dopo aver raccolto un pallone vagante fuori area ma la sua conclusione deviata arriva docile tra le braccia del portiere abruzzese. I ragazzi di Brini ci credono e creano ancora pericoli al 24esimo con Zerbo che su punizione prima calcia sulla barriera poi raccoglie e centra la porta con un sinistro violento ma trova ancora uno Sciva reattivo che devia in angolo. Al 28esimo ancora l'estremo difensore ospite nega la rete al Monte Giorgio sulla conclusione ravvicinata di Donzelli su azione da palla inattiva. Il Monte Giorgio insiste e agguanta il meritato pareggio alla mezz'ora. Ruci serve Marchionni che in area pesca Albanesi bravo a proteggere il pallone e trovare il modo di bucare il fil insuperabile portiere e abruzzese in girata. Sulle ali dell'entusiasmo il Monte Giorgio continua a spingere al 35esimo destro violento su punizione di Marchionni che mira all'angolo basso. Sciva ci arriva ancora evitando il 2-1. Un minuto dopo ci prova Zerbo. Sciva risponde di nuovo presente. Al 43esimo con la difesa abruzzese ferma a protestare Marchionni si imbuca in area ma viene murato a Gallo. Poi si torna negli spogliatoi per l'intervallo senza altre emozioni. La ripresa inizia su ritmi meno elevati della prima frazione ma sempre la squadra di casa a fare la partita. Al settimo Omiccioli su punizione da fuori indirizza verso angolo alto trovando ancora un super Sciva pronto alla deviazione in angolo. Epifani capisce che la sua formazione manca di equilibrio e prova a correggere il modulo tornando con due cambi al 4-3-3 e sembra che la squadra riesca a contenere meglio i padroni di casa riuscendo anche a farsi viva dalle parti forconesi ma l'effetto dura solo pochi minuti perché il Monte Giorgio procura un nuovo brivido al 19esimo. Albanesi raccoglie il suggerimento di Marchionni e prova la conclusione seppur in precario equilibrio. Zerbo si lancia sul tiro debole e devia sotto misura. Sciva ha un riflesso straordinario e respinge ancora. Il Notaresco prova ad alleggerire la pressione al 21esimo col cross di Sorrini dalla sinistra per Maio che gira al volo senza inquadrare la porta. Il Monte Giorgio non si spaventa e tre minuti dopo ribalta il punteggio. Zancocchi al 24esimo strappa un ottimo pallone a centrocampo e lancia nello spazio Albanesi bravo a controllare, entrare in area e freddare. Sul palo lontano Sciva con un interno destro chirurgico che stavolta non lascia scampo al portiere abruzzese firmando il 2-1. La reazione abruzzese allo svantaggio è sterile e poco convinta con i padroni di casa che contengono senza particolari affanni i tentativi ospiti e anzi sono ancora i ragazzi di Brini a pungere in più di un'occasione anche se al 40esimo sciupano la possibilità di mettere al sicuro il punteggio quando Regan mette al centro per Montanaro ma che da due passi manca la deviazione del 3-1. Il Notaresco con le ultime energie rimaste prova a lanciarsi generosamente in avanti ma manca di idee e lucidità e così dopo 5 minuti di recupero il Monte Giorgio può festeggiare un successo che potrebbe rivelarsi fondamentale nella lotta a salvezza. Mister Brini, una vittoria fondamentale in rimonta contro il Notaresco che adesso avete agganciato in classifica. Ma oltre alla rimonta direi una vittoria molto ma molto meritata. Una squadra che eccetto i primi minuti però ha fatto la partita, ha giocato anche a calcio e questo è quello che mi piace,
però oggi dovevamo vincere, l'abbiamo fatto, ma adesso la vera gara è quella di domenica prossima, perché questa è già passata e dobbiamo metterla in cantiere. Bravi i ragazzi, perché ci hanno creduto sin dall'inizio e l'hanno dimostrato. Io credo che calciare così tanto in porta nel primo tempo non l'ho mai visto.